Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Argentina-Italia 2-0, partita che si è conclusa adesso all'Etihad Stadium di Manchester. Oggi devo dire che da un certo punto me l'aspettavo che avessimo perso. Me l'aspettavo perché l'Argentina è l'Argentina. Io non mi aspettavo che avessimo vinto o dato una grandissima figura. Però do i complimenti all'Argentina, però stasera abbiamo fatto ridere stasera, perché Insigne non sa segnare davanti a una porta. Buffon, che non so perché è tornato in nazionale. Non so perché è tornato in nazionale. Quell'errore Donnarumma lo parava. Il gol di Barella era evitabile. Il gol di Lanzini non tanto. Però, vabbè, si può dire che mi aveva fatto veramente schifo stasera. E ce lo aspettavamo a un certo punto di vista. L'Argentina è forte. Adesso io dicono, a Wembley contro l'Inghilterra, come ci vogliamo andare? Andiamo lì a perdere 3-0. L'Inghilterra sta vincendo con l'Olanda. E questo non ci dà un po' un allarme, niente. L'Inghilterra sta vincendo con l'Olanda. Dobbiamo stare attenti, guaio, perché se perdiamo con l'Inghilterra, noi siamo proprio nello schifo, guarda. Io non ci credo, voglio. Dobbiamo stare più attenti a questo. E poi Di Biagio con le sue cose. L'Inghilterra ha vinto 1-0 con l'Olanda. Come vogliamo andare a Wembley e vincere giocando in quel modo? Vabbè. Speriamo di vincere a Wembley o almeno pareggiare. Farò il vlog. Non perdetevi il vlog, però dai, l'ultimo gol segnato dall'Italia era contro l'Albania. L'Albania a ottobre. Che figuraccia, voglio, che figuraccia. Comunque, vi voglio con quelli qui, cazzo mi corrado, ciao. Forza Italia, anche se ho anche qua, te lo